Buongiorno, siamo qui a parlare di nuovo di Prima Guerra Mondiale, anche se lo facciamo da un punto di vista particolare, che è quello dell'impiego delle donne nel corso del conflitto. A riguardo di questo tema, bisogna evitare di commettere due errori. Il primo è quello di pensare che le donne in guerra, con la Prima Guerra Mondiale, abbiano ottenuto tutta una serie di vantaggi e di emancipazioni che prima non avevano, che quindi per loro almeno la Prima Guerra Mondiale sia stato un fatto decisamente positivo. L'altro errore da non commettere è quello di pensare invece che la Prima Guerra Mondiale è stata solo un'ulteriore occasione di sfruttamento delle donne. In realtà valgono entrambi questi elementi, perché si contaminano a vicenda e spesso si intrecciano in modo difficilmente districabile. Proviamo allora a vedere. Le donne, come dicevamo, iniziano subito la loro partecipazione alla guerra e ad essa contribuiscono anche oltre alla sua conclusione. Quello che vedete, ad esempio, è un'indicazione dello sciopero del filandiere di Arzignano all'indomani del conflitto. E le donne in guerra diventano fondamentali fin dall'inizio nel mondo del lavoro. Questo perché? Perché naturalmente molti degli operai vengono richiamati al fronte nelle truppe combattenti e quindi c'è bisogno di sostituirli. E sostituzione avviene in opifici tradizionali come le filande, ma anche in officine prima riservate esclusivamente agli uomini, 5 milioni dei quali, solo nel caso italiano, erano mobilitati nell'esercito. E non vengono escluse da questa mobilitazione femminile nemmeno le fabbriche più pesanti. Quello che vedete è una sala fucinatura dell'Ansaldo, dove vengono realizzati i pezzi anche di calibro maggiore, e vedete che anche qui le donne sono al lavoro. E sono chiamate a lavori non solo di fatica, ma anche a lavori di responsabilità. Uno dei più noti è la lavorazione al tornio, che costituiva una sorta di patente di specializzazione all'interno della fabbrica. E le immagini, non a caso ricorrenti, delle donne al lavoro nel corso della Prima Guerra Mondiale, le vedono appunto lavorare ai torni. Ai torni ovviamente per produrre le granate, ma per tutta la serie di operazioni meccaniche che ai torni erano legate. Ma naturalmente, come dicevamo prima, molto più spesso le donne vengono destinate alla parte più umile, meno impegnativa della catena produttiva. Qui le vediamo a trasportare munizioni, quando non vengono addirittura impiegate a scaricare la birra per i soldati inglesi, qui siamo nel Trevigiano verso la fine del conflitto, o destinate, come vedevamo prima, a lavori estremamente pericolosi. Non va dimenticato, ad esempio, che nella nostra zona la polveriera di Rossano esplose, quella di Gomarolo sull'altopiano di Asiago fece la stessa fine. Naturalmente, quindi coinvolgendo chi vi lavorava in quel momento. Ma la necessità di una società che ormai è già molto complessa, come quella dei primi anni del Novecento, richiedono il loro impiego anche in servizi diversi dalla fabbrica. Qui le vediamo, ad esempio, a guidare il tram o operare in un sistema cruciale come quello dei trasporti. Nella sua Austro-Ungheria, nelle ferrovie andarono a lavorare quasi 32.000 donne, il 12% della forza totale. Se ricordiamo che il treno è uno dei fattori fondamentali della possibilità di combattere nel primo conflitto mondiale, è chiaro che la donna svolge un ruolo estremamente importante. Si spinge fino al punto di concedere loro la patente per guidare le ambulanze, qui siamo in Inghilterra, cedendo quindi sul più maschile dei privilegi, quello appunto legato all'impiego dell'automobile. Ma naturalmente cercando per quanto possibile di relegarle al ruolo comunque più umile e spesso più faticoso. Questa è un'immagine famosissima delle portatrici carniche che operavano appunto in Carnia sostituendo gli uomini nelle corvette di trasporto in prima linea dei beni più necessari, del munizionamento e quant'altro. Tant'è che una di loro, Maria Plotta del Mentil, che cade a Casera Malpasso sotto il colpo di un cecchino austriaco, verrà poi decorata di medaglia d'oro al valor militare. E quindi, appunto, dicevamo le portatrici caniche, ma non solo caniche, anche cadorine, quando poi non si lasciava
alle donne, semplicemente, il lavoro dei campi, dove gli uomini mancavano, quasi il 60% dell'esercito italiano era fatto di contadini, ma dove spesso venivano meno anche gli animali da lavoro. I buoi, il parco buoi, veniva considerato bistecca viaggiante, veniva considerato carne viva, e su cui ovviamente si poteva contare per la macellazione immediata dietro il fronte. Ecco allora che le donne appunto vengono impiegate nel lavoro dei campi, spesso nelle forme anche più dure, più difficili, comunque alla lunga certamente penalizzanti, sia per le giovani sia soprattutto per chi giovane al momento della guerra. Non è un caso se il Rugantino, parlando appunto delle donne, delle molteplici attività delle donne, nel corso della guerra, metta sia al centro l'azione patriottica di cacciare il nemico, ma ponga come primo elemento in alto a sinistra proprio il lavoro dei campi. E questo valeva sia nelle singole nazioni, sia nei territori di occupazione. Qui vediamo ad esempio un gruppo di friulane impiegate dai austriaci, appunto nel trattamento dei bachi da seta, perché appunto per chi i bachi da seta e la seta rappresentavano uno dei fattori indispensabili alla produzione bellica, in quanto coinvolta direttamente la seta nell'impiego delle artiglierie. Oppure, sempre nei territori occupati, le donne vengono chiamate a fare lavori più umili, cioè in questo caso, ad esempio, a lavare oltre ai propri panni, insomma, a belluno, quelli delle truppe di occupazione. Ma anche dove non si è sempre occupati, dove si lavora a casa propria, vedete che le donne, siamo sul fronte del Piave, vengono impiegate a sistemare le trave, quindi vengono impiegate a fare lavori che normalmente noi immaginiamo riservati ai maschi, appunto perché richiedevano un notevole sforzo fisico. Dall'aprile 17, quando gli Stati Uniti entrano in guerra e a dispetto del fatto che mobilitino poi un esercito relativamente piccolo, 1 milione di uomini rispetto agli 8 milioni o gli 11 milioni di francesi e tedeschi, anche qui vedete che la propaganda americana chiama le donne, can do it, possiamo farlo, chiama le donne a contribuire con il lavoro allo sforzo bellico. Ma in guerra le donne non si limitano a lavorare. L'impiego della donna direttamente al fronte è quello dell'impiego della donna come croce rossina. E sul tema delle donne come croce rossine si va dallo scoppio del conflitto in avanti in tutti gli eserciti. E anche questo, che per noi oggi può sembrare una scelta normale, quasi banale, dobbiamo pensare che una società di inizio Novecento è una scelta comunque che rompe gli schemi e comunque non fa, sia perché appunto si crea un contatto, una promiscuità fra maschi e femmine che la società di primi Novecento ancora non accettava facilmente, sia perché appunto si mette la donna a contatto di una fisicità, diciamo negli ospedali da campo, ad esempio del risorso, che se non le prime linee stesse, che non era in qualche modo immaginabile. Vedete ad esempio una di queste croce rossine, in questo caso russa, che addirittura venne coinvolta, come dice il testo, in battaglia. Ma anche quando non viene coinvolta in battaglia, la donna croce rossina viene messa naturalmente direttamente a contatto con una fisicità maschile che prima era. E se è vero che opera al fronte, è vero, altrettanto vero che operano negli ospedali di retrovia lontana, se non dell'interno, e che anche qui hanno modo di avere tutta una serie di rapporti e di contatti con i pazienti che, ricordiamo ad esempio il caso di Hemingway, poi si tradurranno addirittura in liaison sentimentali. In qualche caso, soprattutto per gli austriaci, la donna viene impiegata non solo come semplice crocerossina, ma anche come dottoressa,
mancanza terribile di medici, la richiesta altissima di medici che la guerra comporta, fa sì appunto che anche le donne vengano mandate al fronte e in alcuni casi arrivino addirittura a dirigere ospedali. Almeno uno dei testi della memorialistica italiana ricorda come a Bolzano l'ospedale lasciato agli austriaci in piegamento e ritirato dopo il 18 fosse gestito da una donna che aveva il grado equivalente. Qui ad esempio le vediamo nella tenuta per malattie infettive, oggi purtroppo particolarmente vicine alla nostra sensibilità, nell'ospedale austro-ungarico di Troppau. Ma anche come crocerossina le donne vengono utilizzate a fini propagandistici. In questo caso, ad esempio, la foto tedesca serve per mostrare come possano essere impiegati i mezzi antigas, ma come appunto la nuova arma, tra l'altro sperimentata soprattutto dai tedeschi, potesse essere contrastata efficacemente dalla stessa. E anche qui, peraltro, come dicevamo prima, questo impiego massiccio e riconosciuto della donna in linea come crocerossina non sempre le guadagna poi il ricordo e la riconoscenza della memorialistica o comunque della storia. Non è un caso, come vedete, che tutti ricordino l'American Red Cross, che operava anche a Bassano con lo Spassos, e i protagonisti, Hemingway, appunto, lo Spassos, le ragazze di Harvard, nessuno ricorda le infermiere della missione della British Red Cross, invece, presenti sul caso fin dall'inizio del conflitto. Non hanno una loro storia, non lo ricordano. Addirittura è singolare come, in questo caso, un professore slavo, Miroslav Kako, pubblicando scientifico ammettesse di essere addirittura sorpreso della capacità delle donne di apprendere rapidamente. Questo vi dice quanto era consolidata l'idea maschile che le donne appunto non fossero comunque all'altezza degli uomini, quantomeno, soprattutto quando si trattava di operare su in elementi specializzati o comunque dove era richiesta una forte competenza. E ad esempio qui avete il caso di una in inglese, di Spindler, che è la sola donna sepolta fra i 10.000 maschi del cimitero belga di Vincennes. Abbiamo già visto donne come autiste delle ambulanze in Inghilterra e dobbiamo anche notare che comunque, almeno nei ricordi, nelle fotografie, la donna infermiera non rinuncia alla sua femminilità. Tant'è vero, la vedete qui, in entrambe le foto, con l'atteggiamento di fiori o dell'uso della rosa in mano, ma addirittura per la Croce Rossina si spreca la copertina di Vogue a indicarla come nuova icona della moda femminile, no? Quindi anche le riviste si lasciano coinvolgere. Così come le Croce Rossine, almeno loro sì, arrivano a forme di autorappresentazione orgogliosa, qui le vedete foto del militare austriaco. Momenti di rappresentazione liberatoria, cioè non proprio sì. Vedete che non solo si possono fotografare con tre soldati che non sono ovviamente i loro fidanzati, ma accettano anche che ci sia da parte almeno di Modenza un interesse che va al di là di quella mera fotografia. Arrivando addirittura a trasformarsi, qui speriamo ovviamente anche il kitsch, in soprammobili di ceramica. Qui ovviamente la Croce Rossina è quella che assiste il ferito o malato. Resa poi quasi inevitabile questa santificazione in qualche modo della ceramica dalle immagini invece sessuali che i soldati stessi se disseminano. Questa che vedete è il vecchio casino di caccia di Castelnuovo sul Carso, dove all'interno del quale trovate tutta una serie di questi elementi boccacceschi che i soldati riservavano anche per me. Si ritrova nei bombacei dedicati a Cadorna, no? Il generale Cadorna l'ha fatta proprio grossa, ha messo alcuni dentro la Croce. Ci fermiamo qui per la prima parte, continueremo poi nella seconda.